nuovamente in diretta, calcio toscano, calcio giocato. Siamo arrivati nella finestra dei dilettanti, come dice sempre il nostro Marco Morelli. E per noi è un grande onore avere collegato via Skype il presidente della Lega Nazionale Toscana, ovvero Paolo Mangini. Ciao presidente. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera, allora, innanzitutto grazie nuovamente della concessione del prestigioso patrocinio, che ci teniamo molto ad essere un po' anche la vostra finestra televisiva per quanto concerne tutto il movimento calcistico. E sai benissimo che tutta Livorno ci sta anche guardando, perché Livorno è in eccellenza, purtroppo, permettimi questa cosa, ed è appunto, sei te il presidente di riferimento, così come qui insieme a me c'è Marco Morelli di Calcio Più e ex Tirreno, ma soprattutto Rinaldo Carnevali del Vada Calcio. Sì, certo, mi fa piacere, saluto i presenti. Quest'anno abbiamo avuto l'immissione da parte del Consiglio federale del Livorno, del Livorno Calcio, che aveva appunto avuto questa disavventura in questi anni, la chiamiamo così. Poi ovviamente tutte le varie vicende, le varie appunto diciamo anche tentativi che a questo punto il sindaco ha fatto, quindi che, sulle quali noi non possiamo ovviamente avere nessun tipo di interferenza. Noi abbiamo, come dire, accettato quello che il Consiglio federale aveva deciso in merito all'immissione del Livorno in eccellenza. Avremo un girone a 13, avremo appunto quindi in questo girone alcune partite in più. Mi dispiace solamente che questo girone dovrà fare anche alcune partite infrasettimanali, non molte, e utilizzando anche alcune feste che ci sono, quindi insomma il disagio per le partite infrasettimanali spero sia insomma contenuto. Quindi noi, come avevamo accettato ovviamente a molti anni fa, alcuni anni fa, la Lucchese e la Pistoiese, che avevano appunto avuto grosso modo le stesse disavventure, noi prendiamo per questa appunto in eccellenza questa società, e quindi speriamo che comunque il campionato possa sicuramente riservare sempre grosse, in qualche modo, grosse soddisfazioni però a tutte le nostre squadre. E tutte le nostre squadre, che tra l'altro permettimi anche di salutare il nostro opinionista storico, che hai parlato anche te in tutti questi anni, Riccardo Marmugi, che è il neo allenatore del Tutto Cuoio Calcio, che si scontrerà anche loro contro il Livorno Calcio, e quindi anche da parte del tuo comitato, che saluto caldamente, avrete un'attenzione mediatica importante anche per questa cosa del Livorno, Paolo. Sì, certo, noi in Toscana, il fatto, come è successo in altre regioni, avere una squadra che ovviamente rappresenta una città intera, come ripeto era già successo per la Lucchese, per la Pistoiese, in parte con diversa provenienza al Grosseto, che comunque aveva fatto un diverso, diciamo, percorso. Certo, questo pone un'attenzione mediatica particolare, e così come lo pone il fatto che quest'anno nei nostri campionati siano presenti, per esempio, giocatori che provengono dalla Serie A. Mi pare ce ne siano un paio nel Ponsacco. Poi c'è questa esperienza di Borca Valerio nella promozione, nella società delle Boschi. Quindi sicuramente queste presenze portano sicuramente un'attenzione maggiore. Non risolvono i problemi purtroppo del nostro calcio dilettantistico, spero però che possano accendere dei riflettori sul nostro movimento, e questo possa contribuire anche in futuro a risolvere alcune situazioni, alcune problematiche che il nostro calcio dilettantistico ormai vive da diversi anni. Paolo, prima di passare alle domande dei miei graditi ospiti, ci tenevo che potevi dichiarare il protocollo sanitario applicato dal tuo comitato per tutte, appunto, il movimento calcistico toscano. Sì, il protocollo sanitario ci proviene dal Comitato Tecnico Scientifico della Federazione. Noi è un protocollo sanitario che è simile per alcuni versi a quello dell'anno passato.
E io ho fatto una, direi una, non lo vorrei chiamare una battaglia, ma insomma una proposta, come molti sanno, che è stata poi accettata e questo mi fa piacere dal Comitato Tecnico Scientifico, cioè quello di non effettuare tamponi iniziali, solo il primo, perché aveva già il Green Pass. Questo è stato accettato, ho piacere che sia stato accettato, anche perché insomma va nell'ordine, diciamo così, di una migliore organizzazione delle nostre società e soprattutto il fatto di non abbinare tampone e vaccino sicuramente non, come dire, no, dà maggiore impulso al fatto di cercare una vaccinazione. Cioè quello abbinando tampone e vaccino sicuramente non faceva una buona pubblicità al vaccino. Mi sembrava un autogol, fra Sì, l'altro, al di sì. là della valenza, diciamo, che poteva avere da un punto di vista sanitario. Quindi questa mia proposta è stata accettata, io ne sono contento, ma soprattutto sono contento per le società. Io veramente ne avevo fatta anche un'altra al Comitato Tecnico Scientifico e che la ripeto qui, quella cioè di rendere obbligatorio il Green Pass per i maggiorenni, quindi dagli esordienti, dagli juniores, tanto per intendersi, a Sì. tutte le prime squadre. Io so che molti presidenti sono d'accordo su questa mia proposta, io la riproporrò nuovamente e poi non è escluso, diciamo così, dopo un'attenta valutazione che faremo col consiglio direttivo, che questa proposta possa anche in qualche modo tramutarla in indicazione regionale, prendendomi un'autonomia, ma un'autonomia che va nell'ottica della salvaguardia del lavoro e dell'impegno delle tante società che si sono nuovamente, diciamo, impegnate dopo questi 2 anni, 1 anno e mezzo tremendo, e non vorrei che tutto il loro lavoro in qualche modo potesse andare deluso dal fatto perché maggiori sono i contagi, maggiori sono le probabilità che ci si possa interrompere, quindi io vedo nel Green Pass, soprattutto per i maggiorenni, un contributo a diminuire queste possibilità. E questo mi sembrerebbe la cosa più importante da fare ora. Io sono pienamente d'accordo su questa impostazione. Noi ci chiamiamo Calcio Toscano, Calcio Giocato. Ho visto un attento Rinaldo Carnevali, però diamo anche il risultato. Finito il primo tempo dell'amichevole Prato 2000 Livorno, è in vantaggio con il nuovo acquisto Franzoni il Livorno Calcio. Rinaldo Carnevali, direttore sportivo del Vada, per il presidente. Sì, Presidente, buonasera. Volevo fare una domanda, probabilmente non sarà nemmeno semplice la risposta. Per la stagione, con la speranza ovviamente di poter partire, proseguire e portarla a termine, anziché come queste ultime 2 stagioni, come citava anche lei. Per quanto riguarda, diciamo, l'ingresso, diciamo, del pubblico, via, chiamiamolo. Ai campi sia per il settore giovanile che per le prime squadre. Ad oggi c'è un'idea ben precisa su quello che potrebbe essere, capisco che possa essere una domanda magari non nemmeno semplice da rispondere ora, ecco. Però facevo per avere un'idea su quello che potrebbe essere l'indirizzo, ecco. No, no. L'ingresso del pubblico è già stato disciplinato dal protocollo che dice che in zona bianca, quindi come quella attuale, negli impianti sportivi possono accedere il 50% delle persone rispetto alla capienza dell'impianto. Certamente persone che possono accedere solo con il Green Pass. Quindi tutti gli impianti sportivi, a prescindere dalla categoria che la loro prima squadra Certo. fa, hanno un 50% di ingressi in zona bianca con il Green Pass. La percentuale scende se si dovesse andare in zona gialla. Ovviamente il Green Pass è richiesto sempre. Questo per gli ambienti all'aperto, mentre per gli ambienti al chiuso, tipo le palestre dove gioca il calcio a 5, la percentuale scende al 35% anche in zona bianca, sempre ovviamente con il possesso di Green Pass. Importante. Quindi
il pubblico, la disciplina che riguarda il pubblico per quanto riguarda gli ingressi è già al momento chiara. Quindi si tratta solamente di mantenere le zone bianche attraverso tutta una serie di abitudini che ormai abbiamo imparato, di buone pratiche, di attenzione, di non assembramento, di indossare, calzare la mascherina anche in tribuna, del distanziamento in tribuna. Quindi io penso che se tutte le buone pratiche, sia le persone che vengono a vedere le partite, ma soprattutto i giocatori, dirigenti, allenatori mettano in pratica, sicuramente si potrà quest'anno, anche attraverso la vaccinazione di una percentuale molto alta della popolazione, non solo iniziare, ma spero portare a termine questa stagione, che sarebbe veramente la più grande vittoria che Sì. noi potremmo avere, dopo quella, forse anche prima Bravo. di quella del campionato europeo della nostra Sì, nazionale. Mi ma sono spinto un po' troppo in laurea, forse. scusa Paolo, noi abbiamo invece sempre detto che avete già vinto prima della nazionale perché portate in fondo l'eccellenza e non ci sbagliamo qua. Attenzione, No, e sai certo, benissimo che è stata una battaglia fatta fortemente dal tuo comitato, ma anche da parte nostra. Io parlo ovviamente a livello televisivo. sì, no, questa era stata la prima battaglia. Certo. Ora noi dovremmo vincere veramente un'altra grande battaglia, come dicevo, che è quella di portare in fondo questa stagione Certo, sportiva. certo. L'impegno e lo slogan, diciamo così, di questa stagione sportiva è riassunto in un verbo: giocare. Noi dobbiamo giocare. È vero. Poi, come se i gironi saranno più lunghi, più corti l'anno prossimo, questo lo vedremo. Cercheremo piano piano di ritornare al regime. Ci vorrà sicuramente un paio d'anni perché noi non vogliamo penalizzare nessuno. Non vogliamo quest'anno fare un numero di retrocessioni per dire si torna subito al regime. No, sarebbe sbagliatissimo. Il nostro comitato, il Giusto, nostro consiglio direttivo lo ha detto l'anno scorso, lo ripete quest'anno. Noi faremo, come dire, un percorso per tornare al regime, speriamo prima possibile, ma senza penalizzare nessuno. l'ultima domanda di Marco Morelli, eccolo qua, la nostra punta di diamante, se permette. Senta, Presidente, l'eccellenza, con il livello dell'eccellenza molto probabilmente porterà un po' di stravolgimento anche nei campi di eccellenza, tipo Cenaia, anche perché hanno già fatto 1.350 abbonamenti solamente in curva nord. Più ci mette poi chi viene in tribuna. Ecco, il seguito del Livorno sarà massiccio. Ecco, anche in fatto di sicurezza, questa così, quando si va a giocare a Cenaia, a Perignano, ecco, è un problema per queste squadre qui. Pensa che giocheranno lì con Livorno oppure si trasferiranno a Pontedera o nei campi magari adatti per ricevere un pubblico così numeroso? Ma guardi, io ricordo l'esperienza che noi abbiamo avuto, l'ultima esperienza con il Grosseto, cioè quando c'è una situazione, diciamo così, di chiamiamolo ordine pubblico, Sì, esatto. perché questa è la parola che viene utilizzata Esatto. dalla questura senza ovviamente caricare questa parola con significati che non ha. Sì, Loro la chiamano ordine pubblico, è è la giusto. questura che decide. La questura decide se si può giocare quella partita in quel campo, quante sono le persone che devono entrare e eventualmente, come è successo, io mi riferisco alle passate esperienze, poi Sì. spero che quest'anno possa succedere, possa andare tutto nel migliore dei modi, e eventualmente la questura decide anche di far scegliere alla società ospitante, quando non ci sono le condizioni per poter disputare la gara nel campo della società ospitante, fa scegliere come dire, consiglia e la società ospitante di indicare eventualmente un altro impianto. Quindi le opzioni sono sul tavolo, vediamo quello che succede, però la parola finale e tutta la procedura che ci porta a giocare una partita, in questi casi ce l'ha in mano la questura. Esatto.
È giusto, perché è proprio ordine pubblico ed è competenza appunto della Polizia di Stato e appunto la Questura. L'ultima cosa, ti volevo dire che lunedì sera ero al 46esima edizione Pulcino d'Argento ed è stato premiato un certo Vasco Brogi con grande onore. Ci fa molto piacere, perché Vasco Brogi ha rivestito nel nostro comitato da diversi anni diversi incarichi, tutti incarichi di prestigio, sono culminati con la sua, diciamo, vicepresidenza fino a 4 anni fa, è rimasto nel consiglio direttivo fino a gennaio di quest'anno, poi per sua volontà ha scelto di passare la mano, anche perché l'impegno cominciavano a essere veramente molto gravosi, quindi lui dopo diversi anni e dopo un'esperienza veramente fondamentale ha fatto questa scelta. Però Vasco Brogi, io gli ho sempre detto, te rimarrai uno di noi, una persona che ha aiutato il movimento sportivo, il movimento toscano, non solamente le società della provincia di Firenze, è stato un punto di riferimento per tantissimi dirigenti, per molti di noi anche, che hanno iniziato quando, appunto, a diversi anni fa. Quindi Vasco Brogi è un nostro componente, un nostro, diciamo così, anche consigliere di mio particolare, e quindi ho avuto molto piacere che si sia a Cascina, il famoso e prestigioso premio che viene consegnato tutti gli anni, sia andato quest'anno anche a Vasco Brogi. E di questo mi associo anch'io alle tue parole. Noi, come sempre, sai che questa è casa vostra, è casa tua, è la prima trasmissione di questa lunga stagione, insomma, fra il Livorno, Eccellenza, settore giovanile, calcio a 5. Avremo modo di parlarne durante questa 2021-2022. Grazie a Paolo Mangini, presidente della Lega Nazionale Toscana. Grazie a voi e un grandissimo in bocca al lupo, anche se ancora mancano 20 giorni e più all'inizio del campionato, ma utilizzo questa possibilità che mi viene data per fare un grande in bocca al lupo a tutte le società, a tutti i giocatori, a tutti i dirigenti, allenatori e anche alle famiglie dei nostri giocatori, che dovranno sicuramente, come sempre, spero, seguire i loro ragazzi, le loro ragazze nelle trasferte oppure nei loro impianti. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a tutti e ovviamente anche alla stampa che ci segue attraverso questi collegamenti, attraverso gli invitati, attraverso gli opinionisti che in qualche modo danno e impreziosiscono il nostro movimento. Quindi grazie a tutti e buona serata. Buona serata e buon lavoro a tutti voi del Comitato Regionale. Ciao Paolo.